scena sino al 18 dicembre il Costa Iblea Film Festival, una rassegna protesa a valorizzare la cinematografia italiana che ha concentrato gli scenari dei suoi film nel Val di Noto. Il primo festival del sud-est della Sicilia che ha ospitato negli anni maestri del cinema italiano come Gianni Amelio, Dario Argento, Ettore Scola e tanti altri. Una rassegna che ha sempre confermato la sua vocazione e le sue costanti. Attenzione al cinema giovane ed esordiente insieme all'omaggio al cinema di maestri di varie generazioni. Osservatorio sul cinema siciliano, in particolare su quello girato nella zona degli Iblei. Location importante ma anche un luogo dell'anima di molto cinema e di molta televisione contemporanea. È un festival che è nato tanti anni fa, è nato nel 91 addirittura, proprio a Scicli, al Cinema Italia di Scicli, che è un cinema che sembra un po' Cinema Paradiso di Tornatore, no? Molto, molto bello. E perché è nato? Per valorizzare il cinema girato negli Iblei, per questo si chiama Costa Iblea. Quando ho fatto il festival avevano già fatto film Antonioni a Noto, ovviamente, Zampa, Germi, Gianni Amelio, quindi è un territorio, come diceva Bufalino, naturaliter cinematografico, no? Dove si è fatto tanto cinema, e quindi su questa cosa io ho inventato il festival. Dopodiché la zona è esplosa per Montalbano, chiaramente questo paesaggio è stato valorizzato molto da Montalbano. Scicli è diventato un fenomeno turistico, si viene a visitare il commissariato Montalbano o la casa di Montalbano a Punta Secca. Ora noi diamo il Carrubo d'Oro, perché sapete che il Carrubo è l'albero nazionale qui locale, il Carrubo, che è un albero bellissimo. Allora diamo il Carrubo d'Oro ai nostri ospiti, daremo un Carrubo d'Oro a Perpignani. Roberto Perpignani è il montatore di Bertolucci e dei Fratelli Taviani e di Orson Welles, scusate se è poco. E poi viene Paolo Taviani, che è un grande compositore di colonne sonore, Non essere cattivo, tanta televisione, Olivetti per esempio, e ci fa un concerto sulle musiche da film. E poi tanti altri eventi molto attenti al territorio,